Tifosi nerazzurri appassionati di calcio giovanile, un saluto da Filippo Sartirana dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni, dove sta per cominciare Inter-Fiorentina. Si aspetta solo il fischio dell'arbitro, che è il signor Marcenaro di Genova, che arriva ora. È cominciata Inter-Fiorentina. Mulattieri si propone a Tis, dall'altra parte c'è anche Persin, il pallone è proprio per il numero 7, occhio al cross in mezzo, uno sguardo sul secondo palo dove arriva Colombini, che non riesce a girare verso la porta di Brancolini da due passi. Mulattieri, gran numero su dalle mura, prova a sprintare il numero 9 dell'Inter, trattenuto vistosamente da Fiorini, riesce comunque a servire Persin. Persin può entrare in area di rigore, occhio a tipo Persin che calcia in diagonale, Brancolini, e molto bene, riparte il contropiede dell'Inter. Agumè si propone Colombini, c'è Esposito sul secondo palo, arrivano anche Mulattieri, Schirò, il cross di Colombini per Esposito che la gira di testa sul secondo palo e per poco non trova la porta. Duncan perde però il pallone sul pressing di Pirola, rilancio del numero 6 a cercare Esposito che va a sprintare contro Dutu. Esposito tocca in mezzo per Schirò, si presenta solo davanti a Brancolini, fa suo il pallone. Coffi puntare ancora una volta Persin, Coffi prova ad andare sul mancino, poi sterza, surplus di Coffi che entra in area di rigore e va sul mancino, danza sulle linee di fondo, prova il destro solo esterno della rete, ma che brivido per l'Inter. Attisse pensa anche al tiro, calcia con il destro, pallone fuori, Brancolini sembrava sulla traiettoria. Esposito, tocco ancora una volta per Colombini, ancora dentro per Esposito che può entrare in area di rigore, sprinta sul destro Esposito, Brancolini ci mette una pezza ancora una volta. Pedro bravissimo ancora una volta a mettere giù sull'attacco di Intube, va a puntare anche Kinkue. Pedro prova a entrare in area di rigore, occhio al numero 9 della Fiorentina, attaccato da Kinkue. Pedro prova al destro e Stankovic mette in calcio d'angolo allo scoccare del 45esimo minuto. Esposito, Gianelli può pensare anche al tiro, calcia col destro e Brancolini. L'apertura è buona per Persin, il cross è lungo sul secondo palo per Colombini che la rimette al limite dell'area. Agumè può calciare, lo fa, pallone alto. Agumè al limite dell'area, gira sul perimetro l'Inter, gran palle di Agumè per Esposito che l'appoggia lì, però Oristani non riesce a controllarla, poi ci prova col destro Burgio e Brancolini ci mette i pugni. Burgio prova a metterla giù, ha il problema di girarsi, appoggia per Agumè che può pensare anche al tiro, c'è lì invece l'apertura per Esposito che appoggia ancora Burgio col mancino, palo clamoroso dell'Inter, la palla ancora viva, Gianelli, palo ancora e poi Esposito la mette dentro, l'Inter passa in vantaggio al 77esimo con Sebastiano Esposito. Agumè apre molto bene per Esposito, sponda perfetta, Burgio, mancino incrociato, benissimo, palo pieno, arriva Gianelli di prima, altro palo, Esposito da due passi, non può far altro che mettere dentro il gol dell'1-0. Arriva secondo giallo per Dutu, Fiorentina in 10. Probabilmente qualche parola di troppo per Edward Dutu. Parto Ristagno col mancino, palla sfiora la traversa, non c'è più tempo, finisce così, Inter batte Fiorentina 1-0 grazie al gol di Sebastiano Esposito.